disubbidiamo ai comandamenti di Dio, stiamo peccando contro di Lui, stiamo offendendo Lui, ci stiamo ribellando contro di Lui. Perciò solo Lui, dice la Bibbia, ci può perdonare. Non è un uomo che noi dobbiamo cercare per chiedere perdono. Smettila di confessarti davanti ai preti, perché ogni volta lo fai, ma ogni volta continui a peccare. Ogni volta continui a ribellarti. Vai a messa la domenica, ma la tua vita non cambia. Perché? Perché non ti sei rivolta al Signore in verità. Ti sei rivolta agli uomini. Ti sei rivolti agli idoli del paganesimo, agli idoli, alle menzogne del Vaticano. Devi abbandonare le menzogne delle false religioni, devi conoscere la verità, devi conoscere la verità di Cristo. In nessun altro vi è la salvezza. Cari, il messaggio è molto chiaro e molto semplice. In nessun altro c'è la salvezza, in nessun altro, nessun uomo, nessun papa, nessun santo ti può salvare, nessuna cosiddetta Madonna, nessun idolo, nessuna statua ti può salvare dal peccato, solo Cristo, solo Gesù è morto sulla croce per noi, solo Gesù ha dato il suo sangue per noi, solo Lui. Solo Lui ha dato il suo sangue prezioso per noi. Egli è l'agnello di Dio, il sacrificio perfetto per l'espiazione dei nostri peccati. È Cristo. Se tu vuoi il perdono, vuoi la salvezza, non devi confessarti davanti a un uomo. Non devi seguire i riti del paganesimo, del Vaticano. Non devi fare viaggi di pellegrinaggio chissà dove, no, devi avvicinarti a Cristo con umiltà, devi avvicinarti a Cristo con sincerità, con il cuore pentito, devi chiedere a Lui di salvarti, devi invocare il nome del Signore. La salvezza è nel nome del Signore, non è in Buddha, non è in Maometto, non è in Allah, la salvezza è nel nome del Signore Gesù Cristo, non è in una dottrina umana, in una religione umana, in un dogma, in un rito, la salvezza è in Gesù Cristo, alleluia, il Figlio di Dio. Cari, e vi vogliamo dire questa sera che Gesù Cristo è vivente. Gesù non è una statua come quella statua lì. Gesù ha occhi e ci vede. Ascolta, ti voglio dire, Gesù ha occhi come due fiamme di fuoco. Dice la parola di Dio in Apocalisse. Gli occhi del Signore brillano, sono pieni di luce. Alleluia. Osservano il cuore degli uomini. Il Signore non è una statuetta come quell'idolo che c'è lì o che ci sono in tante cosiddette chiese, chiese legate al paganesimo, al Vaticano. Cari, se noi andiamo in una qualunque parrocchia cattolica, io devo dire questa verità, è pieno di idoli, di vitelli d'oro. La Bibbia ci insegna a non seguire gli idoli, a non farci delle sculture di Dio, delle immagini scolpite. Perché dice il Signore, quali immagini mi potrete comporre? È scritto nel libro del profeta Isaia, Dio dice questa parola, è Dio. Quale immagine mi potrete comporre? Il Signore non darà la sua gloria alle immagini scolpite. Le immagini scolpite non vengono da Dio. Le statue, gli idoli, le immagini
sono tutte falsità del paganesimo, di una falsa religione babilonica, idolatrica, satanica. Il culto agli idoli è satanico. Cari, ma vi voglio dire, noi dobbiamo adorare Dio in spirito e in verità. Noi dobbiamo cercare Gesù Cristo in verità, nelle sacre scritture, con un cuore pentito, con un cuore umile, con un cuore pieno di fede. Beati coloro che credono e non hanno visto, dice il Signore. Noi dobbiamo abbandonare gli idoli. Tu devi abbandonare i tuoi idoli, devi abbandonare i tuoi vitelli d'oro e conoscere la verità di Gesù Cristo. In nessun altro vi è la salvezza, perché non c'è stato dato nessun altro nome, non c'è nessun altro nome nel quale possiamo essere salvati. Soltanto il nome di Gesù Cristo è la salvezza. Soltanto Gesù Cristo è la speranza, è la salvezza. Lui è morto sulla croce per noi, per redimerci da ogni peccato, e Lui è risorto. Gesù Cristo è risorto. Come dicevo prima, Gesù non è una statuetta, Gesù non è un crocifisso da tenere attaccato al muro, che non ha vita, anzi, è pieno di muffa. Gesù Cristo non è una statuetta da tenere in un angolino, Gesù Cristo è il re dell'universo. Alleluia! Gesù Cristo è cielo e della terra. Gesù Cristo è il re dei re, il Signore dei signori. Lui non è una statuetta che la domenica sveglia di seguire il paganesimo. Smettetela di seguire gli idoli. Gesù Cristo è vivente, è reale, è onnipotente, onnipresente. Egli è spirito. Egli è la vita. Gesù Cristo è la luce. Gesù Cristo è la verità. Cari, Gesù Cristo è la verità. Gesù Cristo non si può trovare dove c'è la menzogna, dove c'è l'inganno. Gesù Cristo non si può trovare dove ci sono falsi insegnamenti, cari, non si può. Gesù Cristo non c'è dove ci sono gli idoli. E io stasera lo voglio ancora dire apertamente, non so perché vi fa dire queste parole, ma le voglio dire. Gesù Cristo non è nel Vaticano. Alleluia. Gesù Cristo non si può trovare nelle statue, nei dogmi delle false religioni. E vi voglio dire, il Vaticano è pieno di menzogne, di eresie, di insegnamenti fasulli che vanno fuori dalla Sacra Bibbia. E Gesù Cristo è la verità. Lui non c'è dove è insegnata la menzogna, dove è insegnata l'idolatria, il paganesimo. Gesù Cristo non c'è dove predicano mezze verità, dove predicano favole, menzogne. E vi voglio dire, il Vaticano è pieno di menzogne. Aprite gli occhi, cari, seguite Gesù Cristo secondo le sacre scritture. Non credete a quello che dicono gli uomini. Se un uomo viene a parlarvi la verità della Bibbia, come stiamo facendo noi, che noi siamo qui per predicare la verità della Bibbia, se un uomo viene a insegnarvi la verità della Bibbia, credetemi, perché tale uomo non parla di sé, del suo, tale uomo non parla da se stesso, ma parla la verità.
Le passo io davanti, vero? Ma se viene un uomo a insegnarci delle cose che vanno fuori dalla Bibbia, dei dogmi inventati dall'uomo, delle pratiche pagane che non ci sono nella Bibbia, non credetemi, non accettatelo. Diceva l'Apostolo Paolo, ascoltate, l'Apostolo Paolo disse, ispirato da Dio, disse, anche se venisse un angelo dal cielo, e predicasse un altro Vangelo diverso, sia maledetto, non viene dal Signore. Anche se venisse un cosiddetto profeta, apostolo, a predicare cose contrarie alla Bibbia, non credetegli. Se viene un cosiddetto maestro a insegnare cose che vanno contro la verità del Vangelo, contro la purezza della parola di Dio, non credetegli. E io vi voglio dire, con l'autorità della parola di Dio, i papi, ascoltate, i papi durante i secoli hanno insegnato tante e tante menzogne che non sono scritte nella Bibbia. Il Vaticano ha propagato durante i secoli menzogne e false dottrine che vanno fuori dalla rivelazione della Bibbia, che vanno fuori dalla rivelazione biblica. E il Vaticano un giorno dovrà rendere conto a Dio delle sue menzogne e delle sue falsità, perché hanno ingannato milioni di anime semplici. La Bibbia parla in Apocalisse capitolo 17-18 che verrà un grave giudizio sulla grande Babilonia. Alleluia, la parola di Dio dice questo, cari. Se voi non lo sapete, mi dispiace per voi, ma ora lo potete ascoltare. In Apocalisse dice che verrà un terribile e severo giudizio sulla grande Babilonia, la grande meretrice, la prostituta che siede sopra molte acque. E questa grande prostituta rappresenta una religione idolatrica, una religione pagana, fasulla, che ha ingannato le nazioni della terra con le sue millanterie, con le sue stregonerie. Cari, è la verità, perché vi voglio dire, tanti riti, oh Signore che ci dai la forza di predicare questo all'aria aperta, tanti riti del Vaticano vengono dall'occultismo babilonico. Leggete la storia, cari, quello che dico è la verità. Ci sono tanti riti e pratiche che il Vaticano pratica che vengono da Babilonia, dall'occultismo, dallo spiritismo. Pregano i morti, cari. Guardate, la Bibbia dice non evocate i morti, perché chi fa tale cose è in abominio all'Eterno, al Dio della gloria. Il Vaticano evoca, invoca i morti, pregano i morti. Lo sapete voi questo? Quando una persona nella sua ignoranza prega San Gennaro, sta pregando un morto, sta parlando con un morto, è spiritismo. Ma lo sapete voi? Non me l'ha mai detto nessuno questo? Che lo spiritismo è condannato dal Signore? Chi pratica lo spiritismo non entrerà nel regno di Dio. Evocare i morti è una forma di spiritismo, e il Vaticano fa questo: evocano i morti, pregano i defunti, pregano personaggi che sono esistiti secoli fa ma che oggi sono morti. Io vi voglio dire apertamente, se io mi mettessi qui a pregare San Pietro, sto evocando un morto, perché Pietro è vissuto secoli fa, ma oggi è morto. Io non posso comunicare con i morti. Quello è spiritismo. Quella è una forma di occultismo molto
Oggi ci sono tante persone con le quali parlo che mi dicono: sai, io ho visto un'apparizione di Padre Pio, io ho visto un'apparizione della Madonna, io ho visto questo, ho visto quest'altro. Non vi fate ingannare dagli spiriti seduttori, non vi fate ingannare dal demonio. L'uomo non può entrare in contatto con i morti. Vi voglio dire questo: tutti i santi dell'antichità, tutti gli uomini che hanno servito Dio, come San Pietro, come Paolo l'apostolo e tutti gli altri uomini di Dio, sono morti. Noi non possiamo comunicare con loro. Tu non devi pregare San Pietro, tu non devi pregare San Gennaro, tu non devi pregare Santa Rita o Santa Teresa o Padre Pio. Quella è una forma di spiritismo, perché i morti non si possono invocare. Una persona che nella sua ignoranza prega Padre Pio sta evocando un morto, perché Padre Dio è morto e il Signore non vuole che noi comunichiamo con i morti. Non è possibile, è una forma di ribellione, di noi dobbiamo pregare il Dio vivente, noi dobbiamo pregare Gesù Cristo, noi dobbiamo pregare il Dio onnipotente. Noi dobbiamo pregare il Signore, non pregare i morti, non pregare Padre Dio è morto, non pregare San Gennaro, non pregare qualunque personaggio che è vissuto secoli fa. Cari, svegliatevi nei confronti di questa verità, non rimanete nelle menzogne che vi hanno voluto insegnare.